proposta di risoluzione, secondo il nostro parere, ha dei profili di incostituzionalità molto gravi, perché va a intaccare l'articolo 3 della Costituzione, dove i cittadini sono uguali davanti alla legge, l'articolo 5, dove la Repubblica garantisce la tutela delle autonomie locali e nel massimo decentramento. E anche l'articolo 9, perché la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico della nazione. Questo atteggiamento, se procederanno con questa proposta di risoluzione, noi faremo un ricorso alla Corte Costituzionale. Come Movimento 5 Stelle noi siamo d'accordo alle fusioni che realizzino i comuni sotto i 5.000 abitanti, però in questo metodo noi prediligiamo il percorso partecipativo e poniamo ad esempio la fusione che c'è stata tra Incisa e Figline, dove a fronte di un processo partecipativo che è durato quasi 2 anni, con 120 incontri e un contributo forte all'autorità della partecipazione di 40.000 euro per poter fare questi processi, siamo arrivati a una fusione dove i cittadini sono arrivati ad essere consapevoli di quello che stava avvenendo. Qui si continua con una verticalizzazione dei poteri, con un accentramento. Ricordo che si è parlato in conferenza stampa alcuni articoli e dichiarazioni del sindaco anche Nardella. Si parla di grande Firenze, di grande Pisa. Ecco, noi ci viene la pelle d'oca perché ci ricordiamo un tempo quando si parlava della grande Roma e della grande Genova. È chiaro che i firmatari di questa risoluzione di legge, le 3M, Marras, Mazzeo e Monni, hanno un'esigenza impellente, no? Che è quella di superare alcuni organismi che loro stessi, cioè il loro partito, ha messo a gestire queste varie composizioni dei comuni. Parliamo del Lupi, quindi anche delle province stesse, del Duncem e del CAD, della Lega dell'Autonomia. Il tipo di intervento che occorre dare nella fusione dei comuni è anche quella di dare risposta a delle esigenze che sono immediate, come quella sull'occupazione. Noi, specialmente sulla costa, dove abbiamo le 3 aree di crisi complessa, dobbiamo dare una risposta in quel senso lì. Perseverare è diabolico. In questa fase venì sta perseverando sul modello di gestione dei servizi pubblici essenziali, in contrasto a quanto sta dicendo l'antitrust con l'ultima indagine conoscitiva, dove individua come modello ottimale di gestione dei rifiuti un bacini di abitanti massimo di 100.000 cittadini, 100.000 abitanti, massimo 90.000 tonnellate all'anno, 5 anni di servizio poi di andare a gara, distinzione netta tra chi raccoglie rifiuti e da chi li smaltisce. Questo è in netta antitesi con quanto oggi starei proponendo il PD. Altrettanto vale per il tema dell'acqua, dove il PD per l'ennesima volta, in contrasto con l'esito referendario, in contrasto con tutte le normative vigenti, vuole andare verso un gestore unico e una definitiva privatizzazione totale di questo bene essenziale riconosciuto anche dalla risoluzione dell'ONU. Un altro elemento centrale è: siamo stanchi che i cittadini vengano consultati e basta. E poi per l'ennesima volta è sempre la politica continua a fare quello che gli pare. I cittadini devono avere un potere vincolante, direi quasi deliberativo. Allora che questi referendum, quando vengono fatti, è bene che non siamo più consultivi, ma è bene che esprimano un parere vincolante, perché siamo stanchi di vedere questi atteggiamenti truffaldini della politica che a carte, a gioco avviato, viene modificato il regolamento. Noi diciamo, e chiudiamo con un dubbio, ma non è che dopo il caso Total ci sarà mica qualche altro conflitto di interessi da preservare anche in Toscana? Perché a questo punto il dubbio ci sorge, è un dubbio, non è una certezza, perché così come negli scandali bancari di Banca Etruria, Banca Montepaschi, anche nel tema degli rifiuti e dell'acqua, troviamo i soliti soggetti. Questa rete, questa ragnatela dei partiti che va a nominare soggetti nelle banche, nei consigli di amministrazione, dove ritroviamo le banche stesse, questo groviglio armonioso che siamo veramente stanchi di subire sulle nostre spalle. Quindi oggi siamo qua per lanciare un allarme sulla risoluzione del PD, ma allo stesso tempo, dimostrando per l'ennesima volta che siamo una forza di governo, abbiamo presentato il modello alternativo a questo modello fallimentare del partito.